Ehi la ciurma, io sono Mazzatesse e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Io non vedevo l'ora di sapere come andò a finire l'evento perché sono davvero molto interessato. Tra l'altro, nel mentre ho scoperto che premendo Alt visualizza le robe sulla mappa. Quindi andiamo a vedere. Poco prima di raggiungere il villaggio, ti accorgi che è troppo tardi per fermare i soldati di Leandra. Un odore di legno carbonizzato e di carne bruciata permea la giungla. Scendi da cavallo e porti con te alcuni uomini all'interno del villaggio. La giungla sembra quasi del tutto tranquilla, ad eccezione del rumore di alcuni insetti. È chiaro che qualunque cosa sia successa qui è ormai finita. Entri nella radura e vedi quello che ti aspettavi di trovare. Delle capanne rimangono solo gli scheletri carbonizzati, con le braci che ancora ardono tra le ceneri. Non vedi cadaveri, ma l'erba è imbrattata di sangue e il terreno è disseminato di armi primitive e di oggetti di ceramica rotti. Senti alcune voci provenire dal centro del villaggio. Un gruppo di soldati spagnoli che indossano l'uniforme della compagnia di Leandro sono in piedi in circolo dall'altra parte del villaggio. Non puoi esserne sicuro, ma credi che siano i sopravvissuti allo scontro con le truppe di Esteban. Una gran quantità di cadaveri è stata ammassata in una pila, accanto al punto dal quale sei spuntato. Sembra che i soldati stiano litigando sulla prossima mossa da fare. Però abbiamo, ha detto che non possiamo esserne sicuri. E magari non sono quelli di Leandra. Boh, proviamo ad ascoltare. Sembra che la discussione avvenga principalmente tra un uomo basso dai capelli scompigliati e una donna corpulenta dalla faccia decorata con pitture di guerra rosse. L'uomo basso non sta tanto parlando, quanto sbraitando contro la donna. Se lasciamo indifeso questo villaggio, Mazzetes potrebbe far marciare le sue truppe verso questa direzione e appropriarsi di tutto il bottino, mentre combattiamo contro Noriega. La donna ribatte con un tono di voce calmo, ma leggermente infastidito. Lasciamoglielo fare, almeno tutte le sue truppe non potranno combattere al fianco delle truppe di Noriega. Hanno bisogno di noi a Santo Domingo, dovremmo riunirci con il capitano Leandra in vista del grande assalto. Direi che abbiamo sentito quello che ci serviva a sentire. Via. Allora. Ah, Antonio doveva dargli l'attrezzatura perché l'altra volta non l'avevamo messo perché era stato tolto e avevamo messo sì, Alvarado. Tra l'altro abbiamo qualcuno da far salire. Allora, come dottore prendiamo Velasquez, quindi non abbiamo bisogno di far salire Alvarado di livello. Allora, un cacciatore già ce l'abbiamo di livello buono. E quello che era l'esploratore, quello che picchia con la picca. Sì, mi è già salito di livello. Iruenes, perché non la stiamo usando? Boh, però tra tutti questi mi sa che farei salire su Lopez come cacciatore e allora correggi sparo non era male, cioè che ogni volta che colpisce lo stesso tizio migliora del 5% che l'ho messo qua. Oppure sguardo per spiccace. No, spara le gambe. A distanza corpo a corpo garantisce un colpo critico, ma provoca comunque un attacco di opportunità. Un esagono più vicino, oppure vista notturna anche. Mi sa che farei vista notturna quasi quasi. Però vale solo se combattiamo di notte. Forse un esagono più vicino.
No, proverei a sparare alle gambe. Perché ridurre la loro capacità di movimento non è male. Perché limita molto come si possono riposizionare sulla mappa. E probabilmente un po' di pattuglia. Vai così. Però, no, come attrezzatura... Allora, prendiamo lui. Però come attrezzatura abbiamo ancora da equipaggiarne, no? Ma metteremo poi ai soldati magari o ai cacciatori. Facciamo 3 e 3. E 2 e 1, così, e 1. Qui dovrebbero avere tutti più o meno 12, vero? Ah, 15 e 15, 12, Antonio ne ha solo 5, perché in difesa non possiamo mettere più di tante. Vai! Allora, ah già che c'è movimento tattico. Fase di preparazione. Dove sono loro? Aspetta, funziona alt qua. Sì, ottimo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un uomo d'arma e cacciatore. Veterano cacciatore. Sergente soldato. Veterano soldato. Uomo d'arma e cacciatore. Uomo d'arma e soldato. Sono tanto sulla distanza. Quindi non mi avvicinerei troppo al fuoco. Allora, come ci posizioniamo qua? Allora, io metterei uno qua e uno qua innanzitutto. Di quelli... Ehi. Dei tiratori. Poi... L'esploratore qua. Loro due qua. E il dottore appena dietro. Vada, il mio turno, ottimo. Allora, vediamo se riesco a sfruttare un po' di questo tiro da distanza. E notte avrei potuto sfruttare l'abilità del tiro di notte, effettivamente. E fuori, 81%, 83%. Chi vogliamo tirare fuori prima? Questa, forse. No, i tiratori. Veterano cacciatore, qua chi abbiamo poi? Uomo d'arma e cacciatore, tirerei giù prima il veterano cacciatore, che anche in una posizione abbastanza... Vai. Buono. E con lui userei di nuovo il tiro da lunga distanza, 48%. Ah, l'altro non era penalizzato dal buio? Ehi? Non me lo fa più selezionare perché ho finito la situazione. Il 48% non è male, ma 72%. Mi sa che andrò sul 72%. Bloccato, ma 20 danni comunque gliel'ho fatti. Ah, voi muovetevi davanti a coprire. Tipo così, ok. Perché loro non possono muoversi, essendo che ho fatto il tiro da distanza. Allora, si avvicinano parecchio, da quel che mi sembra di vedere. Ah, si ferma un attimo prima di essere vicino al fuoco anche l'altro. Aia! Mancato, splendido. Al doppio tiro! Kaiser! Perché il computer riesce sempre nei doppi tiri mentre io no? E questo? Allora... Posso fare un... 2 da 53 o 1 da 83? Mi sa che è meglio farne uno preciso che non due poco precisi. Questo ho 61%. Andrei su questo. Yes, preso. Tu ce l'hai a tiro?
non hai tiro nessuno di due. Muoviti qua allora. E ancora non hai. Aspetta allora, eh. Muoviti una casella. Adesso ce l'hai la precisione, sì. Ottimo. Adesso puoi tornare a coprire. E tergiversiamo un attimo, vediamo se ci tirano giù con la distanza, fallisce, no? Aia! Però abbiamo il dottore che loro non hanno. Aia! Ok, il dottore deve curare, ma loro ne hanno quasi perso uno. A quello è il sergente? Mi sa di sì. Mi sa che il sergente ci farà parecchi danni. Aia, non tirarmelo giù, porca mannaggia. Però abbiamo rischiato davvero di perderlo. Allora, innanzitutto tu vai questo, lo dici sta. No, prima facciamo. Ehi. Facciamo sparare. Ah, è coperto, porca miseria. Curalo. Ottimo, allora tu adesso dovresti aver tiro su nessuno. Tu ce l'hai il tiro su sto qua? No, ce l'hai davanti. Beh, tu intanto vai qua a coprire e ce l'ha il tiro. Buono, lui tiro non ce l'ha, però se io muovo qua ce l'ha. Posso tirarlo giù, ottimo. Posso andare a stordire lei. Ok, avanzerei con questo, ma userei difesa perfetta. Per tentare di. Ma porca miseria, è stordito però, no? Aia. Però siamo ancora tutti in piedi, eh? Vero che siamo. Tutti messi male, ma. Siamo tutti in piedi. E soprattutto noi abbiamo un dottore che loro non hanno. Oh. Curalo. Solo 18, ma vabbè, meglio di niente. Il fatto che dovrei tirare giù quei tiratori del manga, ma. Oh, tiriamo giù lei, mi sa, eh. Vaffanbrodo! Allora vai qua, chi vedi da qua? Quell'83%, mi sa che posso sparare su lui, ma è l'unico con la vita in piena. Fatto che. Intanto che mi tengo quelli là dietro. Provo su lui. Ok. Tu hai ancora possibilità di attaccare, magari? No, ho usato tutte e due le azioni.
Ha cercato di muoversi. Sì. Fa il giro, ma si è preso due attacchi di opportunità. Buono. Aia. Di nuovo stordito. Ma vaffan brodo, non mi fanno mai muovere. Ancora. Allora, con lui andrei a prendere lei. Se posso. Yes! Lei è andato. Lui non ha più movimento, ma ne valsa la pena. Allora, tu, dottore, vai qua e cura il nostro caro tiratore. Ha fatto l'errore di scappare attivando i due tiri d'opportunità. Vai con l'84. Tu avanza. No, come? Se avanzi non riesci a pigliarlo, e vabbè. Yes! Letizia è andata. Ancora! Cerca di muoversi. Sì. Per attaccare lui, ma è stupido? Che azione inconsulta. Adesso mi sa che lo faccio secco io. Infatti. Dottore, riesce a dare una mano a questo poveraccio? È poco, però. Approfittate del fatto che là l'ho scoperto. Provo il doppio da qua, vediamo se mi entra. Ah, uno è entrato. Yes, ottima cosa. Allora, e storia direi te. E con e te riesci a stordire questa. Yes. Ok, andata, ce la si fa, ce la si fa. Ce la si fa. Allora, come sono messi tutti? Allora, lui viene curato, ottimo. No! Non ci voleva! 83, posso provare il doppio. Proviamo il doppio. Doppio fallimento. Ah, vai qua. Così almeno lui dovrebbe avere un po' di bonus dal fatto che è accerchiata. Ok, lei non dovrebbe potermi uccidere. Aia. Stordito, ma se possibile ti tiro giù. Vai. Yes, è entrato il doppio sto giro che non mi serviva. E non ho da sparare sul secondo, non ho da sparare, come... Ok. Yes, è andata. Ottimo, 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 ottimo. Oh, accidente sbloccato Don Quixote. Cosa dice? Completa 5 side quest a Hispaniola. Quando tutti i ribelli sono morti, le tue truppe perquisiscono i loro cadaveri alla ricerca di qualunque cosa valga la pena di essere preso. I ribelli hanno rubato dalle carcasse ardenti delle capanne una piccola varietà di gioielli di valore e una grande quantità di cibo e medicine. Ordina ai tuoi servi di portare tutto verso i vostri carri, insieme all'equipaggiamento dei nemici caduti. Nel luogo in cui stanno andando fa comunque troppo caldo per indossare armature.
Allora, abbiamo preso 2 di equipaggiamento, 30 di razioni, buono, 30 medicinali, 1750 tesori, che almeno ci ripaghiamo i 551 che ci hanno derubato alla fine dello scorso episodio. Ok, quindi obiettivo completato, ferma i predoni, ci resta da andare a Santo Domingo. Salvare il salvabile, salvare il salvabile. Però diciamo che per questo episodio mi sa che può essere tutto. Fatto una lunga battaglia. Vediamo, scusate un attimo, quanto sto registrando? 20 minuti e 42, sì. Ci fermiamo così. Allora, salviamo. Vai. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Noi tutti ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata.